Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Per chi non lo sapesse, questo canale è rivolto a tutti gli appassionati di musica classica e non, e di autocostruzione di strumenti musicali a tastiera e di lavorazione del legno. In questo momento mi sto dedicando alla costruzione di un piccolo organo a canne. In quei link potrete vedere l'organetto portativo che ho costruito precedentemente e ascoltarlo anche. Ma veniamo a noi. Volevo fare il punto della situazione sui lavori del nuovo organetto. La volta scorsa abbiamo visto insieme la realizzazione della tavola superiore con tutti i canali interni e il trivello, quella che conterrà praticamente le canne. Volevo farvi vedere ora la segreta, ovvero la camera stagna che contiene i ventilabri, cioè quelle valvoline collegate ai tasti che poi alimenteranno di aria le canne e le faranno suonare. Smonto pian piano i pezzi che sono momentaneamente solo appoggiati, anche questo è appoggiato, tenuto insieme con degli spessori di cartone, poi ovviamente sarà fissato. Togliamo tutto il blocco del somiere. Vedere la parte interna. In pratica c'è una guarnizione tutto in giro con questo bordo. Questo coperchio è fissato al fondo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, vedete, qui ci sono tutte le viti che fissano il coperchio. In questi fori ci saranno le viti che passeranno attraverso e spunteranno poi all'interno qui e avviteranno il somiere tenendolo pressato nella guarnizione in sede. E questa quindi sarà la camera stagna. Un concetto completamente diverso rispetto a quello usato nell'altro organetto. Ecco, ora riposiziono blocco del somiere, ora ricompongo in qualche modo perfetto. Il prossimo passo sarà la realizzazione delle prime tre canne di facciata, ovvero il sì in questa posizione, la più lunga, una canna centrale e la più piccola. Questo per definire le dimensioni della facciata ed avere la possibilità poi di installare l'asta per il fissaggio delle canne stesse. Il materiale che volevo usare per le canne è il piglio per il corpo, che secondo me è un ottimo materiale per la realizzazione delle canne perché è molto leggero, equiparabile all'abete, però con una grana molto più compatta e fine, e quindi vedremo. Mentre per le bocche e i blocchi interni userò del noce canaletto perché è comunque molto più duro, perché in ogni caso il tiglio è un legno abbastanza morbido. Questo è quello che volevo dirvi in questo video, quindi ci vediamo direttamente la prossima volta in cui vedremo la realizzazione delle tre canne. Ciao a tutti, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Alla prossima!